siamo qui con Elisa Esordio alla presentazione dei Palinsestirai 2003-2024. Buona. Eccola qua. Elisa, ti vedremo in Linea Verde Live, nuova avventura. Cosa ci puoi anticipare? Cosa ti aspetti anche da questa nuova esperienza? Allora, intanto è una bella esperienza in doppia, perché comunque sarò io, ma ci sarà anche Monica Caradonna, e quindi devo dire la verità, due donne a condurre, secondo me è anche un bel traguardo. E quindi questa forse è la prima piccola novità. Poi Linea Verde Life è un programma che va in onda da tanto tempo e fa molti ascolti, spero di portarli avanti così come sono, se non di farli crescere, perché no? Perché due donne sono due valori aggiunti. E poi Linea Verde Life è un programma che, diciamo, va in linea con la transizione ecologica, quindi cerca di far capire a tutti come impattare meno e utilizzare delle risorse innovative che abbiamo. E quindi anche un po' di attualità, se vogliamo, no? E di aiuto al cittadino. Servizio pubblico in toto, e quindi gireremo l'Italia con l'informazione e il sorriso di sempre. Facendo scoprire le bellezze che ha il nostro paese, che troppo spesso ci dimentichiamo. Bellezze che ha il nostro paese, dando voce anche comunque ai piccoli artigiani, perché poi è fondamentale dare voce alle piccole realtà che costituiscono la nostra identità. Arrivi dall'esperienza di Vorrei dirti che cosa ti lascia, bella cosa ti ha lasciato? Vorrei dirti che è stato un programma meraviglioso, la possibilità di sperimentare su Rai 2 e anche zone non in comfort, nel senso che comunque intervistavo le persone, andavo a casa delle persone, no? Entravo nelle loro vite. Questa era una cosa che non avevo mai fatto, e quindi per me è stato emozionante. Mi porto tutti i 32 protagonisti nel cuore, ognuno di loro con la loro storia, e siamo ancora in contatto, quindi mi ha lasciato la vita, mi ha lasciato la verità. Grazie mille, Elisa.